CZG Photo Art. It's media. It's art. Allora, buonasera dal Salotto Donizetti e da Carme per Contra. Questa sera sono veramente molto molto felice di avere qui una carissima amica che da un po' di tempo che non ci vedevamo, però comunque stavamo sempre in contatto. Devo aggiungere a questa cosa che lei è una guerriera, anzi siamo delle guerriere, giusto? Posso aggiungere questo? Perché lottiamo per la vita, abbiamo lottato per la vita e lottiamo e siamo qua. Giusto? E io sono felice veramente ad averla qua. Lei si chiama Lisa Fusco. Fusco. Lei è una bravissima cantante, fa molta posteggia, la vedete ovunque, 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 canta sempre fortunatamente, ha una bellissima voce e poi ha un animo veramente molto sensibile. E poi ogni giorno lei, diciamo, rende a tutti gli amici quello che fa in casa, quello che cucina, i bambini cosa fanno, continuamente. Ci aggiorna. Allora, prima di farti qualche domanda, io presenterei i tuoi amici che oggi ti accompagnano. Alla chitarra, vero? Antonino Barbagiovanni. Alla chitarra invece? Mandolino Paolino Coppeto. Paolino Coppeto. Allora, Annalisa, da quanto li conosci? Da un bel po', da 11-12 anni. Ah, quindi sono persone fidate, sì, sicure, sì. Tranquille, insomma. È un rapporto, oltre a quello lavorativo, proprio fraterno. Fraterno? Sì, sì, sì. Io l'ho visto anche qualcosa, però conoscendo lei sono sicurissima e sicura di quanto siete bravi, perché per accompagnare lei comunque veramente siete tutti quanti bravi. Allora, hai qualche progetto nel cassetto? Quello di superare sempre questo ostacolo che tu hai fatto presente, l'inizio per la vita, e poi tutto il resto è opzionale. Diciamo che la vita va affrontata giorno per giorno. La musica aiuta molto, è molto, una veramente, terapia, vero? Ma infatti io quando parlo della musica e del ballo, pure del mio tamburo, dico sempre questo, che la musica è un'ottima medicina, ti aiuta veramente a oltrepassare gli ostacoli e a star bene con se stessi e con gli altri, perché quando si sta bene con se stessi si sta bene con gli altri. Allora, delle prossime cose che dovrai fare, che già hai in cantiere? No, vediamo qualcosa per Natale, se ci stanno quei canti natalizi, le solite recite, qualche teatro. Allora, voglio domandarvi una cosa a voi, però ce la diciamo zitto zitto, ma voi la sopportate? Noi la vogliamo bene, partiamo da questo presupposto, quindi il bene ci fa affrontare anche insomma tutte le sue caratteristiche un po' più spigolose, però noi la vogliamo bene, quindi le perdoniamo tutti. Io volevo parlare male di lei, no, lei non mi sente. Con noi non penso che ci riesci, non ci riesco. È impossibile, la amiamo. Ecco, grazie, ti amano. Grazie. Mi lovano. Allora, abbiamo scherzato un poco, dopo ascolteremo la tua e la vostra performance. Quindi grazie veramente, grazie, perché grazie a voi per averci. Anche se ci conosciamo da tanto, abbiamo fatto in passato delle cose insieme e non lo dimenticherò mai quel giorno, una giornata intera al museo di Pulcinella, sì, dove si girava, c'erano delle riprese per io tutta in costume, anzi tutti quanti. No, da bagno, costumi di scena. E niente, cari amici, cosa dirvi? Sono veramente contenta e onorata di avere qui una cara amica e una grande artista. Con gli amici che l'accompagneranno oggi, altrettanto anche loro grandi artisti. Non ci resta altro che aspettare più tardi per ascoltarli e gustarci la loro performance. Dal Salotto Donizetti, Carmen per Contra, ciao ciao, alla prossima, ciao amici. Ciao, ciao, grazie a tutti.